Ciao, benvenuta o benvenuto sul mio canale. Oggi voglio proporti una nuova pillola, ma non di medicina, una pillola video di un borgo italiano. Prima però ti chiedo la cortesia di un like al video e se ancora non l'hai fatto di iscriverti al canale e cliccare la campanella per rimanere sempre aggiornato. Per te un gesto semplice, per me una enorme gratificazione che probabilmente farà crescere il mio canale Borghi in pillole in camper. Grazie, buona visione e vai con la sigla. Ci spostiamo a Vetriolo, una piccola frazione del comune di Bagnoregio in provincia di Viterbo, di circa 500 abitanti, dove la notte del Venerdì Santo tutto il paese viene coinvolto in una suggestiva processione con oltre 100 figuranti in rigoroso costume d'epoca. Venuta la sera, si mise a mensa con i 12. Mentre mangiavano disse: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, addolorati profondamente, cominciarono ciascuno a domandargli: sono forse io, Signore? Ed egli rispose: colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda, il traditore, disse: Rabbì, sono forse io? Gli rispose: tu l'hai detto. Allora Giuda Iscariota, uno dei 12, si recò dai sommi sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli all'udirlo si rallegrarono e il corpo di Gesù fu venduto per 30 denari. Gesù andò con loro in un potere, chiamato Getsemani, e disse ai discepoli: sedetevi qui, mentre io vado là a pregare. Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale già si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Gesù intanto comparve davanti al governatore e il governatore l'interrogò dicendo: sei tu il re dei giudei? Gesù rispose:
tu lo dici. E mentre lo accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani, non rispondeva nulla. Il governatore era solito, per ciascuna festa di Pasqua, rilasciare al popolo un prigioniero a loro scelta. Chi volete che vi rilasci, Barabba o Gesù chiamato il Cristo? Quelli risposero, Barabba. Disse loro Pilato, che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo? Tutti gli risposero, sia crocifisso. Pilato, presa dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla. Non sono responsabile, disse, di questo sangue, vedetevela voi. Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano. Salve, re dei giudei! E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce, Eli, Eli, lema sabbatani, e Gesù, emesso un alto grido, spirò.